Buongiorno a tutti, buon lunedì a me, buon mercoledì a te e benvenuti in questo nuovissimo e bellissimo video. Con questa faccia sonnatissima e ancora sconvoltissima, direi che devo darmi una mossa perché alle 9 devo essere fuori casa. Oggi per me appunto è lunedì e il lunedì tendenzialmente lavoro tutto il giorno. Non rientro neanche a casa, nel senso che il lunedì è il giorno dei fornitori. Quindi ci spostiamo tra Torino o Milano e andiamo a caricare per il negozio. Il fatto è che oggi devo fare talmente tante cose, o meglio, tante telefonate, che ho detto Erika, scrivitele così, ti svuoti la mente, non tieni tutto nella testa, perché ieri sera non me l'ero scritto e infatti ho dormito male. Mile mi ha appena chiamato ricordandomi tutto quello, tutte le rete, qua si tratta proprio solo di telefonate. Quindi devo chiamare l'oncologo per richiedere una visita, devo prenotare la TAC, devo richiamare il dentista perché non mi ricordo quando c'è l'appuntamento, visto che già uno l'avevo saltato. Oggi si va a Torino, devo fare il cambio gomme perché ha già iniziato a nevischiare, però di questo se ne occuperà Mile. Devo ricordarmi di chiedere un giorno di ferie per la prossima settimana, che sarà poi il compleanno di Mile. Per questa sera il passato l'ho già scongelato e l'ho già messo in freezer, e il vlog che l'ho già caricato, che è appunto quello che tu hai visto lunedì, che io ho girato domenica. Per ottimizzare vado a lavarmi, vestirmi, una cosa davvero comoda perché quando si va dai fornitori è tutto un corri, sali, scendi, vai da uno, vai dall'altro, prendi, carica sul furgone, scendi giù, risali su, poi si torna indietro, andiamo in negozio, riscarichiamo il furgone, apriamo tutti i vestiti e iniziamo a prezzarli, li mettiamo a posto, mettiamo via gli ordini, abbiamo già iniziato anche con gli ordini di Natale. Vado a prepararmi così dalle 8:30 in poi dovrebbe aprire il CUP, il centro prenotazioni, e magari riesco già a fare queste telefonate. Ma prima l'immancabile è, posso dire, schifosissima. Pappa reale che mi aspetta. Mille carinissima, tutte le mattine guardate dove mi metto il cucchiaino. Al mattino mi sveglio il cucchiaino qua con la tazza della tisana. È una cosa proprio, beh, schifosissima. E meno male che se ne prende poco perché. Pizzica, fa schifo e puzza. Si può dire schifo. E anche qui diciamo che sarebbe da pulire un pochettino. Va bene, vado a prepararmi perché altrimenti cosa ho fatto qua? Ecco, già ne ho combinata una, di prima mattina. E voilà, iniziamo bene. Era caduto un goccino di caffè e io ho detto asciugo subito. Sono andata ad asciugare subito, ma ho lasciato lo straccio lì e si è appiccicato, bruciato. E questo è meglio che non lo metto lì perché sennò la prima volta che accendiamo, questo adesso lo devo pulire. Facciamo come quelle che si sbrigano, si vestono prima, va? Perché altrimenti finisce che faccio tardi. Sicuramente il fatto di non truccarsi fa sì che io mi prepari in 10 minuti. Quindi faccio in tempo a mettermi su il secondo caffè. Bevo tanti caffè, troppi, 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 lo so, però li bevo al mattino, eh. Poi durante il giorno, allora diciamo che al mattino mi faccio due caffettiere, due così. E ogni tanto due così e questa qua. Piccolina, a partire dal mattino fino ad arrivare a mezzogiorno. Oggi invece faccio questa qua piccolina perché poi a metà strada ci fermiamo all'autogrill a prendere il caffè. Io vivo di caffè.
E comunque io ho sempre gli occhi più gonfi. Più, sì, gonfi, però non sono più gonfi da allergia. È un altro tipo di gonfiore. Questo qua, secondo me, è gonfiore da notte. Perché in realtà sto utilizzando una crema. Una delle mie prime creme in assoluto che non siano olio di oliva o olio di cocco. Questa qua l'avevo presa in Spagna. Non so se la conosci. Questa, metto a fuoco. Ok. Questa crema, che è una crema, è una crema olio per gli occhi, naturale, 100% cruelty free, vegana, eccetera, eccetera, eccetera. È a base di caffè e spero, aia. È a base di caffè e la commessa che me l'ha venduta mi ha assicurato che è 100% naturale. E che non contiene dentro niente che sia nickel, paraffina, parabeni, perché io ti dico una cosa che so per certo, nella gran parte delle cose quando leggi no parabeni, magari non c'è proprio una componente di parabene c'è sempre, o sono sostituiti da non mi ricordo più come si chiama. E i parabeni ci devono essere perché se non ci sono i parabeni vuol dire che non ci sono i conservanti. E se non ci sono i conservanti vuol dire che dal momento in cui tu apri un trucco o apri una crema o apri uno shampoo o apri un balsamo, bla 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 bla, dal momento in cui tu lo apri una volta e dopo 2 o 3 giorni sarebbe da buttare perché marcisce. Mentre aspetto il caffè, inizio a fare la prima chiamata all'oncologo che dovrebbe essere quella più veloce. Allora, dove ti appoggio? Sulla zucca. L'oncologo ho chiamato, ha risposto la segreteria che per prenotare le visite, quelle lì private, bisogna chiamare dopo 1:30, da 1:30 alle 8. Fuma parei. Allora, il dentista ho chiamato, c'è scritto che non riescono a rispondere, sono le 8:30, secondo me è presto, comunque sì, ho lasciato il messaggio in segreteria dicendogli di ricordarsi di mandarmi il messaggino su WhatsApp con il giorno dell'appuntamento. Dove eravamo rimasti e dove ho messo il caffè? Ah, ok, scusa, nel frattempo mi ha chiamato il capo, che è la mia capa, che è un attimino in ritardo, così ne approfitto e provo a richiamare. E no, chi richiamo? Il dentista ormai, cioè non è che posso richiamarlo io perché sento il messaggio in segreteria, poi richiamo. Niente, non chiamo nessuno perché per quanto riguarda la TAC aspetto di prenotare perché voglio andare prima dall'oncologo, che l'oncologo appunto si può chiamare dall'1:30 alle 8, quindi quando rientro questa sera alle 7:30 come arrivo, magari arriviamo anche prima, la prima cosa che faccio è quella di chiamare l'oncologo. E poi aspetto lui per prenotare la TAC perché io ho l'impegnativa della TAC addome completo, ma invece voglio chiedere una total body perché ho un male particolare alla schiena che non va via e quindi dal momento che devo prendermi le radiazioni, me le prendo una volta sola, almeno sono tranquilla. E questo sarebbe il momento dove, se volessi, potrei sciacquare le tazze della colazione. Io non volessi, ma per linea di logica, visto che il mio capo è un pochettino in ritardo, potrei volessere. Io so che gli IKEA li riciclo all'infinito, li lavo anche la lavastoviglie. Per questo mi piacciono, perché si possono riutilizzare. Di tutte le normalità, tipo
Buongiorno, buon martedì a me, buon mercoledì a te. Come stai? Spero davvero che tu stia bene. Ieri poi, ovviamente, inevitabilmente, non sono più riuscita a filmare niente. Infatti ho detto magari riesco a filmarti qualche pezzettino, ma ogni volta che si va dai fornitori è davvero tutto un correre su e giù, avanti e indietro, carica, scarica. Poi siamo andate in negozio e siamo arrivate ieri sera alle 7. Sono arrivata poi ieri sera alle 7:30, o meglio, siamo arrivate alle 7:30. Adesso ti spiego perché ho sbagliato a dire siamo, perché poi è venuta anche Mile a darci una mano, perché avevamo davvero l'impossibile da tirare, prezzare, insomma, fare tutto quello che andava fatto. E se non veniva Mile, secondo me ieri sera alle 9 eravamo ancora lì. Questa mattina c'è stato un cambio di programma. Io di solito vado a lavorare il pomeriggio. Invece vado questa mattina e nel frattempo mi sono svegliata alle 5:20, sono le 7, ho fatto un pochettino più yoga del solito, più stretching del solito con molta calma, proprio perché ho questi dolori alla zona lombale, si spostano, ogni tanto vanno ad altezza reni, ogni tanto all'altezza dell'osso sacro, non so se vedi la neve, e insomma praticamente si sono fatte le 7. Io al lavoro vado per le 9. Nel frattempo, l'appuntamento del dentista era oggi, meno male che ieri l'ho chiamato, mentre l'oncologo ce l'ho la prossima settimana. Così vediamo un attimino cosa ci dice. Oggi, coincidenza, io il dentista ce l'ho all'1:30 e Milena all'1:15 ha un'ulteriore visita in ospedale, perché stiamo cercando di capire un pochettino come comportarci con questo piede. Se si può operare, se non si può operare, se è meglio aspettare. Sicuramente l'infiammazione adesso è passata, quindi riesce a camminare meglio, ad appoggiare meglio il piede. Il plantare che abbiamo preso, che abbiamo fatto fare, ha sicuramente fatto effetto, quindi questa è già una buona cosa. Quindi adesso sistemo due cosette al volo, non credo che farò le pulizie neanche oggi. Ho un paio di lavatrici da fare, vabbè, da sistemare, però tipo le lavatrici le farò casomai oggi pomeriggio quando torno. Non ti tengo nuovamente qua in casa e a questo punto ci aggiorniamo direttamente più tardi quando vado dal dentista e aspettiamo il rientro di Mile, così almeno ci dice com'è andata la visita e poi almeno vi saluteremo insieme, visto che mi chiedete sempre spesso di Mile e di questa cosa vi ringrazio davvero. Abbiamo comprato apposta che è antimacchia, no? Allora, con Mille dietro che asciuga il divano, sì. Volevo aggiornarvi un pochettino prima, ma io ho un male alla bocca, è venuto anche mal di testa ce l'ho già da questa mattina, e alla fine pensiamo che il mal di testa sia procurato dai denti. I denti stanno partendo letteralmente, ma questa cosa ce l'aspettavamo, che ossa e denti avrebbero col tempo iniziato a risentirne. Anzi, eravamo contente perché la cosa fortunatamente non è iniziata subito, però purtroppo adesso sta iniziando. Quindi adesso vabbè, tanto ci vediamo con l'oncologo, poi farò. Amore, cosa stai facendo? Scaldando le La copro, perché io guardavo qua e non vedevo lei. Allora, io riparto da capo perché non so dove devo tagliare. Stavamo dicendo appunto che allora, dentista, ho fatto fare il lavoro a metà, anche perché i denti stanno incominciando a spezzare, a spaccare, a Ma non sgretolare. mi hai detto che è la dentiera. Ecco, sì, infatti, e mi sa che a breve metterò la dentiera, ragazzi, perché faccio prima, perché
Rifare i denti costa davvero tanto. Non lo so, vabbè, adesso ci ridiamo su. Comunque sia, ci aspettavamo questa cosa qui perché tanto. Guarda che scivoli. Tanto o prende le ossa o prende i denti. Insomma, era una cosa che mi aspettavo. Adesso sarebbe lunga da spiegare. Invece, per quanto riguarda Mille, amore, cosa ti hanno detto? Facciamo un altro plantare adesso? Che adesso mi allungano le gambe. Ti allungano le gambe 10 centimetri, così diventi così più alta. Così posso andare a sfilare. Quindi, a Mille adesso facciamo fare un altro plantare, giusto? Devo farne due. Ah, due plantari. Eh sì, perché sennò poi c'ho la gamba più gigia. Sennò poi, sì. Perché hai posato sempre di più sull'altra. Perché c'è i piedi piatti. Piedi piatti, l'anca, vabbè, qua ragazzi, vogliamo organizzare per tutti un viaggio a Lourdes, facciamo un pulmino. Amore, ci hanno fatte storte da piccole. Organizziamo un pullman. Oh, mannaggia. Va bene ragazzi, noi ci finiamo la nostra tisana. Io l'ho già finita. Tu l'hai già finita, sono praticamente le 6, non so dirvi se noi ceneremo perché abbiamo fatto pranzo. No, bravo. Alle 3 quasi. Alle 3. 2:30. Sì, 2:30, 3, insomma, quello. No, 2:30 siamo arrivati al ristorante. Appunto, ne siamo arrivate alle 2:30 che ha detto la cucina chiude alle 2:30. Alle 2:30 non ci sono, venivano è a servire. È vero, sì, 2:30 abbiamo mangiato. 2:30 abbiamo ordinato, sì, vabbè, comunque sì, abbiamo mangiato quell'ora lì. E poi siamo siamo andate a fare la spesa, insomma siamo arrivate a casa, abbiamo fatto il letto, le lenzuola lavate, questa mattina sono già asciutte, manca solo una federa che avevo dimenticato in lavatrice. Adesso Mille mangia, cosa mangi? I miei torroncini. È iniziata, diamo ufficialmente il via alla stagione dei torroncini. Forse per Mille qua sarebbe già tutto, sì, Natale, là ci sarebbe già l'albero, però brava. Aspettiamo ancora un po'. Cosa devi aspettare? Aspettiamo almeno l'ultima settimana di novembre. C'è ancora un po' di marron glacé. Ancora i marron glacé. Sono piaciuti? No, troppa grassa. Credo che l'albero lo faremo intorno all'ultima settimana di novembre, perché poi a dicembre lavoreremo. Facciamolo per il mio compleanno. Per il tuo compleanno vuoi fare l'albero? Cioè, proprio io che dico su Instagram che c'è una gara a chi fa prima le cose. Sì, vabbè, però gli altri l'hanno già fatto, figurati. Gli altri il 31 ottobre smontavano Halloween, già facevano l'albero. Vabbè, dai, vediamo per il tuo compleanno se riusciamo a fare l'albero. In Valle d'Aosta saremo le prime. Infatti, dobbiamo fare. Vediamo, comunque sia, lo faremo sicuramente entro novembre, perché poi da dicembre io lavorerò 7 giorni su 7, comprese le domeniche, cioè proprio 7 su 7, part time ovviamente, quindi solo mezza giornata, però peggio. 7 su 7. Milena lavorerà anche le domeniche, quindi sarà proprio impossibile trovare una giornata per fare l'albero, perché noi per fare l'albero ci impieghiamo un giorno, per fare un unico albero ci impieghiamo un giorno, che poi andiamo avanti per 3 giorni, perché lo facciamo, lo montiamo, poi iniziamo a guardare, poi man mano che lo guardiamo, di là c'è un buco, spostiamo questo, spostiamo quello, e quindi ci lavoriamo su 3 giorni. Ad ogni modo, allora noi... già prenderlo. Ad ogni modo, noi vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio grande, vi auguriamo un mercoledì, un meraviglioso mercoledì. Non mi chiedi perché vado giù. Perché vai giù? Che mi scaldo la schiena. Anche sul termostato. Perché guarda questo, non è che uno si mette il pigiama giù. Non mi hai ancora detto niente. No, non ti dico niente, perché tanto, poi ha freddo. Ah, il pigiama estivo oggi e poi a freddo. Comunque sia, noi rimaniamo un abbraccio grande. Bravo. Vi auguriamo un buon continuo di settimana. Buon Ferragosto, buon un buon continuo di settimana. Grazie per essere state con noi. Poi riprendere. Ma sì, se vedi come mi falda. Se vedi come mi riprendo io al mattino con la cuffia in testa, con la vestaglia, io sono bellissima. Sì. Va bene, ok. Ci siamo capiti. Se avete piacere, noi ci vediamo sempre su questi schermi, sempre in casa nostra e sempre con le braccia aperte. Ciao!